Spero che la maggioranza di voi si trovi qui perché cercava delle motivazioni per criticare Bitcoin, quindi per dire davvero che non vale nulla, come ho scritto nel titolo del video. In realtà, quello che voglio fare in questo video è smentire i 5 luoghi comuni che trovo più diffusi, che ho sentito più spesso, che iniziano proprio con Bitcoin non vale nulla perché. Se siete venuti qui appunto per cercare motivi per criticare Bitcoin, vi invito comunque a restare, perché mi piacerebbe intavolare una discussione anche e soprattutto, anzi, con voi critici di Bitcoin, proprio per capire cos'è che vi spinge ad essere critici e cercare di uscire per l'appunto dai luoghi comuni e dalle dicerie, dalle voci di corridoio che spesso e volentieri sono errate, come queste 5 che sto per dire, e cercare invece appunto di riuscire ad avere senso critico a ambo i lati, quindi capire quali sono i limiti di Bitcoin, è vero, ok, anche se non è scopo di questo video, ma anche capire che certi luoghi comuni, certe cose che si dicono in giro sono abbastanza cieche. Quindi partiamo con il primo luogo comune riguardante il fatto che Bitcoin non vale niente, ed è: Bitcoin non vale niente perché è virtuale. Quindi questo è, insomma, un grosso limite che molti hanno, secondo me legato un po' anche alla generazione, forse un po' un limite soprattutto delle vecchie generazioni che faticano a capire il denaro elettronico, il denaro virtuale, come lo chiamano loro, cosa che ormai si sta andando ad adottare sempre di più anche con la finanza tradizionale, visto che il cashless è sempre più diffuso, le transazioni elettroniche, che siano carte di credito, che siano le diverse applicazioni di pagamento appunto elettronico, e pertanto l'uso del contante si cerca di limitarlo il più possibile. Quindi il discorso del denaro elettronico oppure virtuale, che dir si voglia, dovrebbe essere già masticato alla grande dai più giovani, dai più avvezzi comunque alla tecnologia e al cambiamento. Il discorso invece del reale o virtuale è un discorso, non lo so, mi sembra un po' generico e un po' forse privo di fondamento anche, perché in realtà il fatto che una moneta nasce proprio per essere in rete, per essere elettronica, non la rende meno reale di un'altra che invece è stampata su carta e su moneta, perché comunque, se ci pensate, beh, innanzitutto viviamo in un'era ormai dove la stragrande maggioranza delle transazioni e degli acquisti, comunque intendo anche quelle per transazioni, sono elettroniche, sono su e-commerce, sono su negozi in rete, e quindi è necessaria appunto una moneta che circoli bene, che si adatti bene a queste circostanze. Il denaro attuale non è così, neanche la carta di credito è così, appunto sono servite altre applicazioni che riuscissero a gestire queste transazioni elettroniche. E quindi questo per quanto riguarda il fatto che anche il commercio si sta spostando sempre di più sulla rete, quindi una moneta che gira sulla rete non è meno reale delle altre. Anzi, paradossalmente, trovo che Bitcoin sia molto più reale della moneta tradizionale. Perché? Perché Bitcoin nasce per dare realmente sovranità monetaria a tutti noi che possediamo Bitcoin. Perché? Quando tu hai tot Bitcoin nel tuo wallet, nel tuo portafoglio, nel tuo conto, chiamiamolo come vogliamo per renderlo comprensibile a tutti quanti, tu effettivamente li hai lì, ma non perché qualcuno ti dice che ce li hai e se vuole te li toglie, come accade invece nella moneta tradizionale, nella moneta fiat e nei conti bancari. Perché se un domani decidono di fare delle indagini su qualcuno di voi per vari motivi, vi possono bloccare il conto. E fin tanto che non riuscite a dare prova contraria, non riuscite a convincerli del fatto che non c'è motivo di bloccarvelo, voi ce l'avete bloccato. E quindi capite quanto è vacuo in realtà il denaro che avete depositato lì, perché il discorso del reale è relativo, cioè è reale fin tanto che ti viene concesso. Al contrario, Bitcoin non te lo toglie nessuno, non te lo tocca nessuno, è lì perché gli algoritmi, insomma, il funzionamento, tutto quanto concerne l'ecosistema Bitcoin, adesso non sto a entrare troppo nel particolare, ma garantisce matematicamente e utilizzando appunto la crittografia che il Bitcoin è lì, e colui che è in possesso delle sue chiavi private può spendere quei Bitcoin e farne quello che ne vuole. Quello significa essere padroni della propria moneta, e per me significa che quella moneta è il più reale possibile.
utile, paradossalmente. Quindi il fatto che non ci posso comprare il pane, che non ci posso fare la spesa, significa soltanto che l'economia non è ancora adatta a Bitcoin e di conseguenza, appunto, è soltanto un pensare al futuro, il poter utilizzarlo per fare gli acquisti di tutti i giorni. Il secondo luogo comune in cui incorro molto spesso: Bitcoin non vale nulla perché non lo usa nessuno, non lo userà mai nessuno perché è troppo complicato. Ecco, questo purtroppo è un non riuscire a proiettarsi nel futuro, anche in questo caso. Perché? Perché stiamo guardando la tecnologia com'è adesso, nello stato in cui si trova adesso, che è molto acerba, ha tantissimi difetti, è molto lenta, macchinosa, è complicata da gestire, il semplice aprire un wallet richiede conoscenze di un certo livello e quindi, appunto, taglia fuori tutta una fetta della popolazione meno tech savvy, se vogliamo, e si riduce appunto a puntare ad un pubblico di nerd, manettoni, chiamiamoli come vogliamo. Fatto sta che non sarà così per sempre. Perché? Perché le tecnologie evolvono, si modificano e soprattutto migliorano e si rendono più utilizzabili dalle persone. Nel contempo le persone diventano più avvezze a quella tecnologia con le generazioni che vengono. Guardate, il classico esempio è internet. Internet inizialmente era pressoché inutilizzabile, soltanto per connettersi ci volevano, c'era da smadonnare impossibile per riuscire a stabilire la connessione col modem che era da attaccare alla linea telefonica e che due volte su tre poi cadeva la connessione, o poi appena uno alzava il telefono succedeva la stessa cosa. Insomma, chi ha vissuto internet all'inizio sa benissimo che cosa vuol dire e cosa vuol dire mandare una mail, ad esempio. Adesso guardate invece dove siamo arrivati. Siamo arrivati al punto che, se chiedete in giro anche a uno di due generazioni fa, che comunque è nato senza internet, penso che ci abbia avuto a che fare almeno una volta, volente o nolente. Quindi è l'evoluzione che rende la tecnologia più fruibile da tutti quanti. Il terzo luogo comune è un po' una frase fatta, se vogliamo, priva di fondamenti e di senso, ovvero Bitcoin è un Ponzi, che quando uno non sa cosa dire dice che Bitcoin è un Ponzi. Uno schema Ponzi, per chi non lo sapesse, è uno schema truffaldino che fa guadagnare chi arriva per primo, sparge la voce di questo schema e convince altri ad unirsi, che a loro volta convincono altri ad unirsi, e più gente si unisce sotto agli altri e più ci guadagnano quelli che stanno sopra. Ovviamente chi ci guadagna di più è colui che è in cima a questa piramide. Questo non c'entra nulla con Bitcoin, perché Bitcoin non ha nulla dello schema Ponzi, non è BitConnect, che è tutta un'altra cosa. Probabilmente ne avrete sentito parlare, probabilmente no, però era uno schema Ponzi nel caso delle criptovalute. Bitcoin invece non ha nulla di tutto ciò, per l'appunto. Il fatto che se qualcuno lo ha comprato anni fa, che costava poco, e lo può rivendere adesso a 10 volte tanto, se non di più, è perché è stato lungimirante. Si può dire lo stesso con le azioni di Netflix, con le azioni di Amazon, anche se adesso c'è un po' di recessione sull'azionario, però non è che sono schemi Ponzi solo perché il valore è salito e uno può comprarlo e rivenderlo più in alto, e quindi tutto questo non ha senso attribuito a Bitcoin. È il mercato, funziona in questa maniera. E il discorso anche che non produce nulla, a volte dicono che è semplicemente un Ponzi perché è pura speculazione e non produce nulla, dietro a Bitcoin non c'è nulla, insomma si dice un po' così, che non c'è, intanto non ha nessun legame col discorso del Ponzi, e in secondo luogo non è vero che non c'è nulla dietro, che non produce nulla, perché non ha senso paragonarlo con le azioni, perché le azioni che hanno dietro l'azienda che produce utile, ok, è un altro tipo di asset. Non si può fare un paragone tra Bitcoin ed un'azione. Bitcoin è una nuova asset class, non si può neanche paragonare con l'oro perché è un paragone molto limitato. Bitcoin, a parte tutta l'economia del mining che ci sta dietro, cioè i costi di produzione del Bitcoin, di estrazione, i costi energetici, tutto il discorso del valore della rete che lo tiene in piedi, quindi è una sorta di community anche, oltre al semplice costo energetico, il valore è
proprio sta nelle persone che lo usano, nell'adozione. E inoltre il grossissimo valore è il protocollo che ha creato Bitcoin, un protocollo aperto, accessibile a tutti, programmabile, perché espone le APIs, si chiamano, che sono delle interfacce che permettono l'integrazione di Bitcoin con altre applicazioni sviluppabili da chiunque, quindi chiunque può sviluppare su Bitcoin. Questo per me è un valore inestimabile, considerando che stiamo parlando di un sistema economico e monetario, quindi è una cosa mai vista e questo gli dà tantissimo valore, altro che non produce nulla. E poi vabbè, abbiamo il quarto luogo comune, che forse è quello per eccellenza, soprattutto all'inizio, adesso si è un po' lasciato andare fortunatamente, che è: Bitcoin non vale nulla perché è una roba da criminali, da mercato nero, da chi compra la droga, da chi compra nel deep web, e chi più ne ha più ne metta. Qua non, forse non è neanche da commentare, perché ovviamente questo si può dire lo stesso per i contanti, si può dire lo stesso per qualsiasi nuova tecnologia. Anche qua faccio l'esempio di internet. Tu dai all'uomo una tecnologia innovativa e vedrai che il primo uso che te ne fa riguarda qualcosa di illegale. Stai tranquillo che è così, è la natura umana, e Bitcoin non fa eccezione. Concludo dicendo che non va condannata la tecnologia, non va condannato Bitcoin, ma va condannato lo scorretto utilizzo. E qua ci siamo. Ultimo e quinto luogo comune che vorrei smentire oggi è: Bitcoin non vale nulla perché i governi e le banche lo faranno sparire. Quante volte l'avrete sentito dire? Io ho perso il conto sui giornali, in TV, dal gelataio, dal macellaio, lo dicono un po' tutti, ma vedrai che prima o poi il governo lo spegne perché non può continuare così. E in verità il grosso del valore, sempre tornando al discorso di quanto valore ha Bitcoin al di là di quello prettamente monetario, è che non lo puoi spegnere, cioè semplicemente essendo decentralizzato non ha un kill switch, un on off, non ha un server centrale che se qualcuno vuole arriva e dice no, quello deve essere spento, lo impone, allora si spegne e la rete cade. Questo può accadere al contrario con l'architettura centralizzata dei sistemi economici attuali, che se c'è un'imposizione dall'alto, quell'imposizione si ripercuote anche su di voi che avete i vostri soldi in banca, magari domani non vi permettono più di utilizzarli, magari semplicemente la banca va in i sistemi della banca, i sistemi informativi proprio vanno in crisi, si impallano i server semplicemente e voi fate fatica a ritirare i soldi. Oppure appunto, come dicevo prima, se qualcuno dall'alto impone dei blocchi, delle indagini, qualsiasi cosa, voi ne subite le conseguenze. Questo non accade in Bitcoin perché per l'architettura decentralizzata, quindi occorrerebbe spegnere, ma neanche spegnere internet, perché in realtà hanno già pensato a dei metodi alternativi con dei satelliti, tramite i satelliti che fanno un broadcasting della blockchain, quindi si può anche addirittura bypassare internet, e è un qualcosa che ha già raggiunto la sua massa critica e quindi non si torna più indietro. Mi spiego meglio, ormai talmente tante persone conoscono Bitcoin che il seme è stato piantato ed è già stato anche innaffiato, quindi la pianta crescerà e non si può tagliare perché è troppo grande. Soprattutto Bitcoin dà la possibilità di scegliere, è nato con questa filosofia, la filosofia della scelta, non è un'imposizione, non è che tu devi usare Bitcoin e non devi usare più la valuta fiat e non devi più mettere i soldi in banca. Bitcoin è una scelta, è una possibilità. In quanto tale, fa leva su questo fattore, sul fattore che prima o poi verrà conosciuta sempre di più, l'ecosistema si svilupperà di più, la tecnologia migliorerà, diventerà più fruibile, più facilmente utilizzabile, e sempre più persone inizieranno ad usarla perché si renderanno conto che è una scelta migliore. Ovviamente magari non arriverà mai il momento in cui si utilizzerà soltanto quella, magari poi ci saranno altre monete, altre criptomonete, quello è il futuro che nessuno lo può conoscere né immaginarlo, perché è veramente difficile. Però io immagino che questa possibilità di scegliere verrà tenuta in considerazione veramente dai più, e allora se ne vedranno delle belle, altro che Bitcoin non produce niente e Bitcoin non ha valore.
Vi invito a riflettere su questi 5 punti, a dirmi la vostra, perché ovviamente anche qualsiasi pensiero critico è ben accetto. Se avete altri luoghi comuni da aggiungere che sentite spesso, aggiungeteli qua sotto e discutiamo anche su quelli. E insomma, qualsiasi cosa vi passa per la mente, commentate che ne parliamo insieme. Mi raccomando, discussioni costruttive e non facciamo brigatismo, non diciamo Bitcoin è il futuro, punto, che non ha senso, non diciamo Bitcoin è una truffa perché non ha senso neanche quello, ma adduciamo insomma qualche motivazione, impariamo a discutere in maniera costruttiva. Invito a questo. Detto questo, vi auguro una buona serata, vi ringrazio per avervi per esservi guardati questo video se l'avete fatto, e a presto.